testare la leadership dei candidati e verificarne le potenzialità a guidare la macchina complessa delle regioni e al contempo presentare le proposte elaborate dai manager italiani. In questo ambito la CIDA ha incontrato la candidata alla presidenza della Regione Lazio del Movimento 5 Stelle, Roberta Lombardi. Un patto di collaborazione apartitico. Noi vogliamo mettere a disposizione della politica, qualunque sia il proprio colore di appartenenza, le nostre competenze. Siamo convinti infatti che c'è bisogno di un patto tra classe dirigente politica e classe dirigente economica se vogliamo tirar fuori dalle secche questa realtà territoriale. Bisogna attrarre investimenti, bisogna fare politiche vere per i giovani, per la scuola, per la sanità. Questo è il patto che noi lanciamo. Le priorità dei 5 Stelle per il Lazio partono dalla sanità. Non possiamo non puntare come priorità assoluta sulla sanità, quindi sullo sviluppo di un'offerta sanitaria di prossimità e accessibile per le persone, costruita sui bisogni di sanità che le persone hanno nei vari luoghi, sia per quanto riguarda la gestione delle malattie croniche, sia per quanto riguarda la rete dell'assistenza domiciliare, la rete dell'emergenza-urgenza, quindi ricostruire un patto per la salute e l'assistenza sanitaria tra tutti i vari player del settore e i cittadini. E nello sviluppo della regione un ruolo fondamentale lo giocherà la dirigenza pubblica e privata. Ha una responsabilità di guida di quella che è l'azione della pubblica amministrazione piuttosto che l'azione delle imprese che investono su questo territorio e creano sviluppo economico. E quindi è a loro che noi dobbiamo andare a illustrare la linea politica che ci guiderà nei prossimi anni, cercando anche con loro una corresponsabilizzazione sull'obiettivo di far ripartire la nostra regione.